Cari amici di Ordono, un buon pomeriggio. Oggi mi trovo a Spoleto e sono in compagnia del maestro Angelo Silvio Rosati, un caro amico da tempo. E siamo presso la chiesa di San Gregorio, vero? San Gregorio Maggiore. San Gregorio Maggiore. E stiamo vedendo appunto lo strumento che vedete alle nostre spalle. Di che strumento si tratta, Angelo? Allora, questo qui è un organo Gallicani e è del 1809. È stato restaurato da Carbonetti e già da una quindicina d'anni, se non ricordo male. E ecco, praticamente abbiamo una tastiera scavezza, ma fino a fa 5. E poi, diciamo, abbiamo tutto il ripieno con la duodecima fino alla vigesima sesta, tira tutti ovviamente. Poi abbiamo i tromboncini, bassi e soprani, voce umana, abbiamo due flauti, uno chiamato flauto traverso, l'altro flauto dolce, ma in realtà diciamo sembra piuttosto una quinta dena, perché credo di intuire che fosse un pochino una scuola che risentisse un pochino del... del nord, ecco, in qualche modo. E poi c'è un flauto in ottava, una quinta, un flauto in quinta, e poi c'è un registro un po' particolare con una storia un po' strana, diciamo, che è stato aggiunto da una cornetta, ma 3 un quinto praticamente, diciamo, basata su 16 piedi. Però non è originale, questa è stata un'idea così, diciamo, perché c'era un po' un'indecisione su quali registri mettere, fa un effetto un po' particolare, però diciamo che... Possiamo sentirlo? Sì, ecco, allora... Ecco qua, allora abbiamo, prendo un bel principale, chiaramente le canne, praticamente ho saputo che sono praticamente con una lega di piombo, tutte molto pesanti, per cui sono state un po' lucidate in modo un po' particolare, è stata una storia un po', diciamo, un po' particolare sicuramente. In ogni caso, un bel principale, bello robusto, c'è la pressione abbastanza alta. È stato accordato con un vallotti. Ah, un temperamento di un vallotti. Sì, sì. E poi abbiamo un principale ottava. Decima seconda, il gran bel ripieno. Poi c'è i tromboncini, ma adesso è inutile ascoltarli perché non sono stati accordati da tempo, quindi sono fuori completamente. Va bene. Voce umana, molto bella, voce umana. E dimmi una cosa, Angelo, qui la spezzatura la troviamo tra... È molto particolare perché è tra, sì. Tra il si bemolle e il si bemolle. Tra si bemolle e si naturale. Quindi è molto bassa. È molto bassa. Sì. In effetti da noi in Veneto la troviamo quasi esclusivamente tra il esatto. Qui è un po' a rovescio, diciamo, sì. Un po' più bassino. Un po' verso in giù, sì. Ecco, poi c'è, diciamo, per esempio, come dicevo prima, questo. Allora, il flauto traverso va bene. Ed è completo il flauto traverso? No, allora il traverso è soprani, solo soprani. E poi c'è questo flauto dolce chiamato così, ma in pratica è una quinta dena. Sì. Emette un po' l'armonico, lo senti no? Sì, sembra un po', ecco, un po' simile a una quinta dena. Poi ci abbiamo il flauto in ottava, molto bello. È intero. Poi c'è il flauto in quinta, che è anche intero, ovviamente, il principale. E poi questa strana cornetta, forse come qualche organo tedesco, con queste terze, diciamo, che sono l'ottava sotto.
Bene, grazie Angelo per questa tua illustrazione dello strumento e a ricordo della mia visita a Spoleto dopo qualche anno che non ci si vedeva più, ti porto alcune registrazioni che io ho effettuato sugli strumenti che io suono di solito. Grazie.